Il campionato italiano rally, dopo aver consumato la parentesi terraiola grazie al rally di San Marino, si è presentato ai nastri di partenza del sesto rally di Roma Capitale, curiosamente anche sesto appuntamento stagionale. Così, come nel recente passato, la città eterna ha aperto le sue porte e ha offerto il suo impareggiabile fascino, i suoi straordinari monumenti e la sua infinita storia che per alcuni giorni ha permesso di abbracciare il mondo del rally. Evento più unico che raro, tutto questo è stato possibile grazie alla passione e alla determinazione dei componenti dell'organizzazione Motorsport Italia, capitanata dal vulcanico Max Rendina. Dunque un grandissimo spot per il mondo del rally, rafforzato anche dalla presenza della tappa del campionato europeo, che così ha ulteriormente impreziosito questo grande evento. Tanta curiosità per questo confronto diretto tra gli specialisti del vecchio continente e i frequentatori del tricolore, curiosità accentuata dai tanti duelli all'interno della serie italiana. Curiosità anche per Paolo Andreucci, che si presentava al via, davvero incredibile il suo recupero dopo l'incidente, nel test pre-gara, anche se orfano, di Anna Andreussi, costretta a riposo a causa dello stesso incidente. Il toscano nella circostanza dimostrava tutta la sua forza e integrità fisica, ma soprattutto mentale. Così il grande spettacolo si metteva in movimento, tra l'altro in una gara per certi versi anomala in quanto assoggettata alle regole del campionato europeo, dunque gara più lunga ed impegnativa. 15 prove speciali per un totale di 206 km cronometrati all'interno di un percorso complessivo di circa 1000 km. Niente male, considerata anche la temperatura particolarmente elevata che si era riscontrata nei tre giorni di gara previsti. Rally che riapriva le ostilità anche nel bellissimo tricolore junior con il nuovo leader Damiano De Tommaso, che doveva difendersi da avversari davvero molto veloci, Mazzocchi, Ciuffi e Trevisani, tanto per fare nomi. Giochi riaperti anche negli appassionanti trofei di marca, con nel Suzuki Rally Trophy Giorgio Cogni inseguito da Stefano Martinelli, nonché in quelli Renault Clio R3 e Twingo R1. Effettuata la splendida passerella tra monumenti e storia, arrivava il momento della prova d'apertura, la prova spettacolo per eccellenza, che si svolgeva all'ombra del Colosseo Quadrato, davanti a tantissimi spettatori, alle prese con un caldo davvero fastidioso. Prova che veniva vinta da Nikolaj Gryazin. Alle spalle del lettone, in gara con una Skoda Fabia R5, si piazzava il russo Alexei Sukhyanuk, alla guida della sua Ford Fiesta R5. Primo degli italiani e del CIR Umberto Scandola a navigare Guido d'Amore, in gara con la Skoda Fabia R5 di Skoda Italia Motorsport, gommata D-Mac. Il veronese dava 4 decimi a Paolo Andreucci, nella circostanza alle note Davide Castiglioni con la Peugeot 208 T16 R5 di Peugeot Italia. Il toscano risultava un solo decimo più veloce di Giandomenico Basso, alle note Moira Lucca, con la Skoda Fabia R5 della Movisport, impartita con una gara spot, ma sempre temibile e concreto. Prova spettacolo che continuava a produrre divertimento per il pubblico presente, con la testa della gara che si indirizzava verso Fiuggi, centro nevralgico delle prove in programma per il giorno successivo. Così, archiviata la notte e recuperate le giuste energie, tutti gli equipaggi in gara si presentavano allo start della prova di Pico Greci, circa 20 km da affrontare, e l'ottima prestazione di Simone Campedelli in coppia con Tania Canton, al volante della Ford Fiesta R5 dell'Orange One Racing, gestita da VF Corse. Problemi meccanici risolti dopo lo shakedown e la rottura del semiasse nella speciale di apertura. A seguire, Lukianuk e Gryazin, con anche il quarto tempo del motivatissimo Andreucci. Stesso tempo per Basso, mentre seguiva Scandola. Bravo Andrea Dalmazzini in coppia con Ciucci, che si ripresentava al via di una gara su asfalto lunga ed impegnativa, lui terraiolo per eccellenza, sempre alla guida della Ford Fiesta R5 della X-Race Sport. Nella splendida lotta del tricolore junior, ottima prestazione di Damiano De Tommaso, alle note Ferrara, che con la Peugeot 208 R2 di Peugeot Italia guadagnava secondi preziosi, addirittura 44 secondi, nei confronti del primo inseguitore, ovvero Tommaso Ciuffi, alle note Gonnella, in gara con la Peugeot 208 R2 gommata Pirelli e curata dal team Munaretto.
Il fiorentino, selezionato dall'AC Team Italia, come del resto Damiano De Tommaso, si ritrovava ad inseguire, mentre Andrea Mazzocchi a navigare Silvia Gallotti al volante della Peugeot 208 R2 VF Corse rischiava di alzare bandiera bianca a causa di un incidente in prova, con conseguente rottura di un cerchio. Risultato: 28 primi di ritardo. A proposito di problemi, purtroppo ne arrivavano altri con Luca Panzani alle note Pinelli, con la Skoda Fabia R5 del team svizzero Race Art Technology che si fermava per la rottura di una cinghia esterna. Seconda PS, fatale anche per Giuseppe Testa alla sua destra Bizocchi sulla sua Ford R5. Ritiro causato da noie meccaniche. Ma anche per Umberto Scandola, che doveva anticipare il rientro a casa causa il cedimento del differenziale della sua Skoda Fabia. Insomma, rally neanche cominciato e subito tantissimi guai, come quello capitato ad Andrea Crugnola, alla sua destra Danilo Fappani, al volante della Ford Fiesta R5 targata Gas Racing e Team Ford Racing. Foratura ad inizio di giornata e circa due primi persi. Ancora peggio andava a Rudy Michelini alle note Perna con la Skoda Fabia R5 targata PR Racing. Si fermava per un'uscita di strada, rally che proseguiva con praticamente gli stessi tempi e le stesse conferme, così che gli equipaggi in gara arrivavano al parco assistenza di Fiuggi per un primo salutare intervento di tecnici e meccanici. Archiviata la pratica, tutti si rituffavano sul trittico di prove speciali già affrontate in mattinata. Così la concentrazione era alta anche se accadeva l'imprevedibile. Praticamente erano una decina gli equipaggi che incappavano in forature nel corso della ripetizione di Pico Greci. A rimetterci un po' più degli altri era Campedelli, che perdeva la seconda posizione assoluta a favore di Basso e con Andreucci che gli recuperava 10 secondi. In ogni caso, grande gara di Basso che continuava ad attaccare, così andando ad insidiare la prima posizione assoluta del russo Lukianuk. Prova di chiusura della giornata, sempre molto spettacolare nel centro di Pico, che non cambiava le carte in tavola, anche se il colpo di scena aggiunto riguardava ancora una volta Campedelli, che incappava in una ulteriore foratura che lo costringeva al ritiro, visto che a bordo era stata alloggiata una sola ruota di scorta. Oltre all'assoluta, dove andava anche sottolineata la bella prova di Antonio Rusce, navigato da Farnocchia con la Ford Fiesta R5 targata X-Race Sport GB Motors, a fine giornata si confermava la straordinaria gara di Damiano De Tommaso, che continuava a dominare il tricolore junior con un vantaggio inusuale di 1,50 sul pur ottimo Tommaso Ciuffi. Altra notte di riposo e meditazione, e così ripartiva la terza ed ultima giornata del rally, con anche Simone Campedelli che utilizzava la possibilità di rientrare, come da regolamento, anche se fortemente penalizzato. Annullato il primo passaggio sulla prova più lunga, Rocca di Cave, di circa 29 km, era un'altra classica Monastero che sanciva la vittoria di un sereno quanto fortissimo Gian Domenico Basso, che così riduceva ulteriormente lo svantaggio nei confronti del leader Lukianuk. Bella anche la lotta per il secondo posto del CIR tra Antonio Rusce ed il giovane e veloce Giacomo Scattolone, in coppia con Nobili, sempre alla guida della Skoda Fabia R5 della PR Racing. Mentre Simone Campedelli stampava un ottimo terzo tempo assoluto a 3,4 dalla vetta e davanti ad Andreucci di 1,4, a sua volta davanti di un solo decimo nei confronti di Scattolone. La successiva Guarcino faceva registrare la dura lotta per il primato assoluto tra il russo Lukianuk e il veneto Basso, 7,5 tra i due. Degli altri, continuava la giusta gara di Paolo Andreucci, sempre tra i primi ma senza esagerare. Quella di Campedelli, costantemente terzo ma fuori dai giochi. Ancora Giacomo Scattolone, molto positivo in lotta per il podio del CIR, come Rusce, mentre si affacciava nella top 10 anche Marco Pollara, alla destra Princiotto, alla guida della seconda Peugeot 208 T16 R5 ufficiale. Ultimo ingresso in parco chiuso, con anche le belle conferme per uno splendido Damiano De Tommaso, che continuava a dominare in lungo e in largo il tricolore junior, con il primo degli inseguitori, Jacopo Trevisani, alla sua destra Alessia Muffolini, anche lui in gara con una Peugeot 208 R2 targata HP Sport GF Racing, ad oltre due primi.
nel tricolore due ruote motrici, ancora una conferma per Ivan Ferrarotti, alla sua destra Agnese con la Renault Clio R3T del team Gima Motorsport, che teneva a giusta distanza 54,6 il bravo Riccardo Canzian in coppia con Prizzon al volante della Renault Clio R3T del team Gima Motorsport. Risultato che valeva anche per il trofeo Clio R3 Top. A proposito di trofei, tanto per rimanere in casa Renault, nel Twingo R1 Top, Alberto Paris, alla destra Sonia Benellini, con Renault Twingo R1 del team La Superba, non lasciava spazio agli avversari, a partire da Riccardo Pederzani, navigato da Brovelli, mentre nel Suzuki Rally Trophy si riconfermava la lotta della stagione con ancora una volta Giorgio Cogni a navigare Zanni, che alla guida della sua Suzuki Swift R1 comandava le operazioni. 28 secondi il vantaggio su Stefano Martinelli, in coppia con Sara Baldacci, che utilizzava di nuovo la Suzuki Swift 1000 Turbo R1 curata dalla Gilese Engineering. Parco assistenza che di nuovo si animava e che consentiva di rimandare in prova le auto per l'ultimo giro prima del gran finale di Ostia. Apparentemente giochi fatti, ma le gare si chiudono sulla pedana di arrivo. Sì, perché nella PS12 abbandonava per problemi meccanici Tommaso Ciuffi, alle note gonnella, in gara con la Peugeot 208 R2 curata dal team Munaretto, successivamente imitato dai colleghi dello Junior, Nero Butto e Trevisani, ma soprattutto il colpo di scena riguardava la prova 13 di Monastero, dove sbatteva Andreucci con danni alla vettura che lo costringevano al ritiro, nel contempo riaccendendo le speranze dei suoi avversari per la corsa al titolo. Situazione ormai chiara, con l'autoesclusione per incidenti, forature e rotture meccaniche dei quattro big del campionato che causavano ritiri o fortissimi rallentamenti. Così il serpentone del rally arrivava sulla prova spettacolo finale allestita sul lungomare di Ostia. Un incredibile colpo d'occhio, un vero spot per il mondo dei rally che veniva accolto da un pubblico da stadio. Allora, in un clima davvero elettrico e suggestivo, le posizioni si consolidavano con la vittoria assoluta per il fortissimo russo Lukianuk davanti ad un grandissimo Gian Domenico Basso. Terzo gradino del podio per il polacco Grzyb. Nel CIR, splendida prima vittoria assoluta per Giacomo Scattolon, molto bravo nel non distrarsi dopo le disavventure dei big, vittoria che lo rilanciava anche nel tricolore CIRA. Secondo, bravissimo Antonio Rusce, anche lui al primo podio assoluto. Chiudeva l'inedito podio finale il palermitano Marco Pollara. Diciamo che noi non abbiamo sbagliato e siamo soddisfatti e contenti di questo. Grazie in particolare va alla PA, perché comunque, sebbene la mia esperienza con R5 è poca, loro hanno saputo darmi il massimo e farmi fare il massimo. Io sono contento per il risultato che ho fatto, sono soddisfatto, la gara secondo me è positiva, anche come tempi abbiamo fatto dei tempi di rilievo e sono molto soddisfatto. Una bellissima gara, questo rally per me è stato, diciamo, è partito un po' male, dove alla prima prova abbiamo accusato una foratura, abbiamo preso più di 2 minuti e mezzo, però questo non ci ha demoralizzato, abbiamo spinto sempre, abbiamo visto che i tempi c'erano e niente, va bene così per stavolta. Tengo molto a ringraziare G-Sport, G-Team Italia, Pirelli e Peugeot Italia. Negli altri tricolori nulla cambiava nel corso dell'ultimo trittico di prove e dunque dominio assoluto per Damiano De Tommaso nello Junior, primo anche fra le due ruote motrici e primo anche considerando gli europei. Bravo e positivo Ivan Ferrarotti anche in chiave trofeo Renault, trofeo Twingo ancora terra di conquista per Alberto Paris, così come il dominatore della stagione Giorgio Cogni nel Suzuki Rally Trophy.